Il 27 agosto 1944 le truppe polacche e canadesi liberarono dal giogo nazifascista la città di Fano. Quest'anno ricorre il suo 71esimo anniversario e l'amministrazione comunale celebrerà questo momento con l'inaugurazione di un bassorilievo a Giampiero Dini, creato dall'artista Paolo Pucci e collocato accanto alla lapide commemorativa ai profughi ebrei. Oltre alle rituali cerimonie istituzionali commemorative che in questo giorno ricordano il sacrificio di quanti hanno liberato Fano. Ricorderemo Renata Marconi, Temistocle Paolini, Samuele Panicchi, Giannetto Dini, Leda Antinori, tutti o quasi giovani e giovanissimi che nel corso di quegli anni così difficili hanno dedicato e hanno sacrificato in alcuni casi la propria vita per la liberazione della nostra città. E ricordare il 27 di agosto attraverso le biografie di donne e uomini fanesi, crediamo che sia veramente una scelta importante e significativa per tutta la comunità. L'AMPI, sezione di Fano, propone per la quinta volta Alba Rossa. Tre giornate nel segno della continuità con le edizioni precedenti, anche quest'anno propone biografie di personaggi storici significativi per tutta la comunità, come il partigiano Samuele Panichi. Quest'anno vogliamo ricordare in particolare con la presentazione di un libro, di una biografia di un partigiano, Panichi Samuele, che è di Cagli, ma che ha partecipato alla lotta per la resistenza, dando vita alla banda Panichi appunto durante la Seconda Guerra Mondiale. E le iniziative sono diverse, ma una in particolare voglio sottolinearla, perché la sera del 26 agosto, che precede appunto il giorno della liberazione, noi consegneremo un attestato, chiamiamolo così, che è simbolico ma molto significativo, a tutti i cittadini e alle associazioni private e pubbliche che hanno donato un importo economico proprio per la realizzazione fattiva del monumento alla resistenza che abbiamo messo in posa il 25 aprile 2015.